Volevo parlarvi di Dostoevsky, soltanto per dirvi che siamo al quarto grande romanzo, dopo i fratelli Karamazov, dopo i demoni, dopo Delitto e Castigo. Ormai con Umiliati ed Offesi abbiamo superato il traguardo della metà, anzi siamo più o meno a due terzi del romanzo e quindi ci stiamo avvicinando alla stretta finale. La mia idea è quella, sarebbe quella di arrivare con voi alla fine, cioè di percorrere insieme l'ultima parte di questo tragitto di strada e raggiungere insieme il traguardo. Come? Se fino adesso ho postato dei video abbastanza lunghi, insomma, di più o meno di un'ora di lettura, tre quarti d'ora, un'ora di lettura all'uno, adesso vorrei postare di volta in volta un capitolo, in modo tale che se giorno per giorno, insomma, almeno un capitolo ogni 2 giorni, insomma, riusciamo, non in moltissimo tempo, insomma, in meno di un mese, dovremmo riuscire ad arrivare insieme alla fine del romanzo. Io leggendolo e voi ascoltandolo, o ascoltandolo e leggendolo, insomma, come volete. Ma, insomma, si potrebbe fare insieme quest'ultimo tratto di strada. Anche perché lo stile di Dostoevsky, io mi emoziono a leggere Dostoevsky, è capace di raggiungere dei tratti di altissima intensità, poi di lasciarsi andare e di, come dire, di raggiungere un momento di quiete, di riflessione. Ma c'è una capacità di descrivere, di tratteggiare i personaggi, di creare una trama e un intreccio così ricco, di spostarsi al momento giusto da una parte all'altra del racconto, di far coincidere e interagire le storie, di mostrarci i lati umani, i lati profondi, insomma, no? Di questi personaggi. Che esprime veramente una grandezza di scrittura, no? Poi di passare, come dire, dal discorso indiretto al discorso diretto, dalla chiave personale alla terza persona, dal fare un'inquadratura generale. Questa capacità di passare da un piano all'altro, da un registro narrativo all'altro, così, in maniera impercettibile, tu non te ne accorgi, e comunque è sempre teso. E poi questa intuizione, no? Di creare la telenovela anzitempo, insomma, di arrivare sempre alla fine del capitolo, di arrivare sempre alla fine del capitolo portandolo all'estremo della tensione e quindi facendoci aspettare, quasi sospirare quello che avviene dopo, no? La puntata successiva. Era il modo di scrivere la storia per il giornale, in modo tale che poi chi arrivava a quel punto fosse indotto a comprare il giornale la volta all'uscita successiva, insomma, a leggere il seguito della storia. Quindi queste storie tenute sempre, questa storia, questa grande storia, questo intreccio tenuta sempre sul filo, no? E sempre creando questa suspense di quello che succederà nella puntata successiva. Questi personaggi femminili così densi, così pregnanti, così capaci di una riflessione sul mondo. Questo esplorare anche il mondo dell'infanzia, della giovinezza, grande, insomma, grande, emozionante. E anche questo Umiliati e Offesi io lo trovo veramente un grande romanzo. Insomma, un romanzo che poi cresce man mano che si sale, che si va avanti con le pagine, con la lettura. E quindi sempre di più si rimane coinvolti, tanto che dispiace smettere un capitolo, insomma, e fermarsi e magari rimandarlo al giorno dopo, o qualche giorno dopo. E quindi c'è questa salita, questo desiderio di arrivare poi alla fine, insomma. Non tanto forse per vedere come va a finire, ma come lui trova il modo di intrecciare, di far coincidere le varie storie, di metterle in rapporto tra di loro. E come riesce a presentarcele, insomma, no? A rendercele vive, drammatiche, umane. Quindi Dostoevskij. E quindi
La mia proposta, insomma, è quella di fare insieme questa ultima parte del percorso, quest'ultima parte di lettura. Insieme io vi posterò un capitolo alla volta, ve lo metto in una playlist in ordine progressivo, in modo tale che chi vuole anche partire adesso, insomma, può cominciare a partire e poi con la lettura, intendo ovviamente. E poi ci possiamo trovare lungo la strada, incontrare e fare insieme quest'ultima parte del percorso. Spero di poter mantenere la promessa che entro una ventina di giorni, insomma, comunque sicuramente entro Natale, salute permettendo, insomma, arriviamo alla fine, insomma. Quindi non è tempo perso, insomma, chi vuole, chi può, insomma, entri in questa atmosfera, insomma, conosca questo modo di scrittura. È un modello, è un esempio di scrittura per tutti, qualsiasi cosa voglia dire, a parte il pensiero e la capacità di analisi psicologica, insomma, che questo pensiero, di cui questo pensiero è capace. Facciamo insieme questo percorso. Credetemi, è un'esperienza che vale la pena di essere vissuta. Un saluto a tutti. Arrivederci.